Centro Anch'io. Centro Anch'io. Bentrovati amici, oggi il mio cineoperatore Emanuele, che saluto e ringrazio, voleva un gelato, l'ho viziato. Allora due passi in centro qui, in Corso Zanardelli. Corso Zanardelli era originariamente una zona a sud delle mura della cittadella viscontea, con portici rudimentali di legno coperti da tetti di paglia ed abbaini. In questa zona si trovavano le botteghe di scalpellini, marmisti e scultori, nonché il mercato del vino, che fu poi trasferito a Porta Cremona. Gli attuali portici a doppia campata sono stati costruiti tra il 1734 e il 1773 e modificati nell'Ottocento, quando venne costruito il Teatro Grande. La via cambiò diverse volte nome e fu chiamata Contrada del Gambero, poi Mercato del Vino, Corso del Teatro nell'Ottocento, quando appunto fu edificato il Teatro Grande, poi ancora Contrada dell'Ospitale Grande, perché qui un tempo c'era il vecchio Ospedale Maggiore. Venne ribattezzato Corso Zanardelli nel 1904 in onore di Giuseppe Zanardelli, che fu presidente del Consiglio del Regno d'Italia tra il 1901 e il 1903. Anche a voi amici è capitato ancora di raccomandare a qualcuno: cerca almeno de portafò la pelle o portaferro la pelle. Sentiamo un po' che dicono i nostri amici che becchiamo. Signori, voi da dove venite? Da Piffione. Da Piffione, quando si diceva una volta va a Piffiù, e voi state a Piffione? Sì. Ferraio col martili de paia. E la domanda, portafò o portaferro la pelle, che vuol dire? Vuol dire salvarsi, ad ogni costo. Beh, a tutti i costi si salva, che cosa più la spaventa? Da che cosa si vorrebbe salvare? In questo momento dal futuro, che non riesco a capire quale potrebbe essere, quindi auguro ai giovani di uscirne veloci e di trovare un futuro che sia veramente con il lavoro. Salvarsi vuol dire salvarsi. Lei si è salvata con suo marito? Benissimo. Portare a casa la pelle. E nella metafora? Conservarsi bene, cioè stare bene in vita. Come la signora, perfettamente conservata, guarda che roba. Riuscire a cavarsela. Portafò la pelle vuol dire salvarsi da una situazione difficile. Bravissimo! Grazie. Non la bacio perché la barba. Beh, tu ne hai anche parecchia di pelle da portare a casa, Che vuol dire secondo te? Ho sentito portafoglio? Va bene, sei fin troppo bravo, guarda. Come ti chiami? Ali. Ali, benissimo. E tu invece come ti chiami? Martina. Com'è? Martina. Martina, portafò la pelle o porta a casa la pelle, che significa? Allora, si sappia che la moglie di costui è scappata, Inquadra la moglie, Manu, inquadrala per favore. Eccola là, guarda che fa finta di vergognarsi. E il marito invece resiste. Nome? Stefano. Stefano, da dove? Da Odolo. Stefano di Odolo, Valsabbia, sì. In Valle, poi se vuole dire che ha il gelato, leccalo. No, grazie. Non vorrei che si squagliasse. Portà ca la pel, porta fo la pel, che significa? Vuol dire salvarsi da una situazione difficile. Come ha fatto la moglie in questo istante? Se l'è cavata, sì, esatto. Perché l'è scappata. Esatto. Beh, vuol dire praticamente portare a casa la pelle, perché sinceramente mi lasciano quello di strada. Non sarebbe una cosa bella lasciare la pelle da un'altra parte, vero? Sì, è vero. Come potevamo non fermarci, cioè voglio dire, e ci siamo fermati. Per il colore, bello fucsia, va bene così, attira l'attenzione. Porta a casa la pelle. Vuol dire? Porta a casa la pelle, cioè viene a casa intero. È una raccomandazione che lei fa o che si sente dire? Anche non in dialetto, in italiano. Nessuna delle due. Per portare fuori la pelle, salvarsi dopo. Allora, lo vedi che lo sai? Certo, il dialetto lo conosco, non è che l'unica cosa che so parlare è il dialetto. E perché voleva scappare? Volevo scappare perché ho fretta. Ecco qui l'esito dell'indovinello di oggi, portaferro la pelle, portafò la pelle, insomma cavarsela comunque in una situazione difficile, riuscire a cavarsela, riuscire a cadere in piedi, come si usa dire. Grazie per essere stati in nostra compagnia, alla prossima, ciao!